Il servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda ULS Nove Scaligera e il provveditorato agli studi di Verona hanno condiviso nei giorni scorsi un documento in grado di dare davvero una svolta alla gestione veloce dei tamponi antigenici nelle scuole. Abbiamo previsto una serie di modalità operative con relativi moduli che saranno utilizzati dai dirigenti scolastici e dai referenti Covid di tutte le scuole di ordine e grado, che saranno partner fondamentali per poter affrontare, forse riuscire a risolvere almeno in parte, la situazione critica che stiamo vivendo noi come servizio qualità, igiene, ma anche il mondo della scuola, per poter affrontare il problema del famoso tampone al tempo zero a seguito di un caso positivo che viene notificato a scuola, e quindi i relativi contatti scolastici devono arrivare in tempi rapidi ad eseguire questo tampone T0. Di poter avviare tempestivamente la procedura relativa al T0, al T5 per le scuole primarie e alla quarantena per la scuola dell'infanzia e i nidi, favorendo quello che è un principio sul quale abbiamo tutti trovato un accordo e una condivisione: predisporre e disporre misure e dispositivi in grado di assicurare la scuola in presenza in tempi rapidi e tempestivi. Nelle indicazioni contenute all'interno della procedura vengono ribaditi anche i punti tampone dove i genitori si possono rivolgere per far eseguire ai loro bambini il test rapido sia al T0 che al T5, e sono sia i punti tamponi dell'ULS sia i punti tampone che possono essere ubicati all'interno delle strutture private, vedi laboratorio analisi, ma anche entrano in gioco in maniera molto attiva le farmacie. Perché con le ultime note regionali ora è possibile recarsi a fare il tampone T0 e T5 anche in tutte le farmacie del territorio dell'US 9. A questo scopo è stato predisposto un modulo unico che verrà utilizzato da tutte le scuole e sarà l'unico modulo che consentirà al genitore di poter andare a fare gratuitamente in farmacia sia il test al T0 sia il test al T5.